Il sindaco Giovanni Gaspari ha illustrato le priorità per la città Riviera delle Palme all'assessore regionale con delega al Piceno Sandro Donati. L'incontro, svolto questa mattina nella sala giunta del comune di San Benedetto del Tronto, rientra nell'ambito della campagna d'ascolto per il Piceno, così commentata all'assessore Donati. Abbiamo iniziato con la provincia dove c'era tutto, era presente il presidente con tutto il tavolo di concertazione che già da 2 anni mi sembra stia operando per elaborare una serie di progetti da portare alla regione. Ieri ho incontrato il sindaco di Ascoli, anche lì ci siamo ritrovati nei progetti già inseriti nella provincia. Ora concludiamo la serie con il sindaco di San Benedetto, diciamo con le parti, con i territori più grandi, per poi iniziare con i comuni montani, costieri eccetera. Naturalmente il problema più rilevante che viene fuori è la crisi occupazionale, il problema di queste ditte che chiudono e il fatto che i giovani non hanno un lavoro stabile e determinato. Naturalmente il settore agroalimentare, e anche questo rientra nel progetto del Piceno, ma non è il solo, e anche questo terremo in considerazione pensando di risolverlo in qualche modo intervenendo nei bandi europei e nelle diciamo misure che la regione avrà a disposizione nel futuro bilancio. Il nostro comune, ha detto il sindaco nel corso dell'incontro, dovrà sempre più abituarsi a programmare le varie attività non più soltanto in base al proprio bilancio, ma anche nella prospettiva delle linee strategiche decise dalla regione, alla quale non chiediamo interventi su singole iniziative, ma su più generali e validi progetti, per esempio lo sviluppo di San Benedetto come secondo polo logistico delle Marche e il parco marino del Piceno.